Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 24 marzo è la Domenica delle Palme. Oggi ricorre il Gelato Day, che celebra il gelato come delizia culinaria e promuove la tradizione artigianale e l'innovazione nel campo della gelateria. L'idea prende concretamente forma nel 2009 con la presentazione ufficiale al Parlamento di Strasburgo. Nonostante un primo tentativo fallimentare in quanto non si raggiungono le firme necessarie, metà più uno dei parlamentari europei, gli ideatori del Gelato Day non si perdono d'animo e coinvolgono altri sostenitori. Così nel 2012 sono 5 gli europarlamentari che presentano la richiesta ufficiale per l'istituzione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. Il 5 luglio 2012 finalmente viene raggiunto il quorum con 387 voti favorevoli e il Parlamento Europeo istituisce ufficialmente la Giornata Europea del Gelato Artigianale. Il gelato è nato in Sicilia nel IX secolo. Gli arabi preparavano delle bevande con succhi di frutta che venivano congelati con la neve dell'Etna e addolciti con la canna da zucchero. Chi ha inventato il gelato come lo intendiamo ora è stato l'architetto Bernardo Buonatalenti. Oggi è anche la giornata nazionale della torta pasqualina. Tra nati in questo giorno nominiamo Dario Fo, 1926, Luigi Einaudi, 1874 e Henri Houdini, 1874. Tra i scomparsi ricordiamo Renato Cesarini, 1969.